sue cupole dorate che abbracciano lo skyline, questa cattedrale ortodossa russa non sarebbe fuori luogo a Mosca o a San Pietroburgo. Tuttavia, se si dà un'occhiata a quello che c'è accanto, si capisce subito che siamo a Parigi. La cattedrale ha aperto le sue porte qualche anno fa, ma i legami culturali tra Russia e Francia risalgono a più di un secolo fa. All'indomani della rivoluzione russa, oltre 1 milione di russi emigrò. Avrebbero lasciato il segno nelle arti, nella scienza e nella vita pubblica dei paesi in cui erano arrivati. Circa 50.000 russi si stabilirono in Francia. Fece parte di questa prima ondata di immigrazione il romanziere poeta Ivan Bunin, considerato come l'erede letterario di Tolstoj e Chekhov, e primo russo a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1933. Sono molto felice per me e soprattutto per la letteratura russa. Bar come la Coupole, qui a Parigi, erano il cuore della vita intellettuale e artistica degli anni 20 e 30. Ed è qui che Ivan Bunin sarebbe venuto a scrivere e a incontrare altri emigrati russi. Ho organizzato un incontro con Anna Lushenkova Foscolo, professoressa associata di letteratura russa. In uno dei suoi romanzi dal titolo A Parigi, Bunin cita questo bar, la Coupole, ed è qui che una coppia di suoi eroi passa una serata romantica. Sappiamo che gli scrittori russi che l'hanno preceduto, come Tolstoj e Dostoevskij, erano molto popolari in Francia e all'estero. E questo premio è stata una sorta di rinascita per la letteratura russa e per il suo riconoscimento all'estero. Penso che la scrittura di Ivan Bunin sia cambiata molto durante gli anni passati in Francia. Ci sono più nostalgia e più temi russi nelle sue opere. Un'altra figura di spicco tra gli esiliati russi è Serge Diaghilev, che ha fondato i leggendari balletti russi, la compagnia di danza classica che ha conquistato Parigi e il resto del mondo. La sorprendente tecnica dei suoi danzatori e le sue collaborazioni innovative con artisti come Picasso, Coco Chanel e Stravinsky hanno un'influenza ancora oggi. Al Teatro Chaillot, nel centro di Parigi, si stanno preparando per una produzione di Nijin Scavuala, La Femme, e vi portiamo alle prove. Questa produzione di danza contemporanea rende omaggio a Nijin Scavuala, ballerina e coreografa dei balletti russi. I balletti russi hanno creato un nuovo stile coreografico che ha cambiato completamente le dinamiche, il posizionamento dei danzatori, la forza di ogni gesto. Tutto era completamente nuovo ed è un qualcosa di grande interesse anche per i coreografi di oggi. Ciò che colpisce di Serge Diaghilev è che è arrivato con questa compagnia di danza incredibilmente famosa e ha creato spettacoli totalmente nuovi e inediti che portano il pubblico a vedere il mondo in modo diverso. Gli artisti russi di oggi portano avanti questa eredità piena d'orgoglio. È bello quando la gente conosce la cultura russa attraverso esempi moderni e dinamici, non solo attraverso i classici. È meraviglioso. La cultura è sempre un dialogo, uno scambio di idee e di valori. L'obiettivo della nostra agenzia è di essere un'istituzione per la comunicazione e la facilitazione. Yuri Bashmiet, direttore d'orchestra e violinista, e si esibisce in concerti in tutto il mondo. Che influenza hanno avuto i musicisti e i compositori russi? Penso un'influenza enorme. Ciò che la Russia dà all'Occidente è un'incredibile energia giovane. Dopotutto siamo giovani come nazione. Noi russi offriamo la nostra anima e incoraggiamo il resto del mondo a fare lo stesso. Da 100 anni gli artisti russi continuano a donare la ricca cultura della loro patria a un pubblico internazionale.